ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato, ma una spina amico sempre. Jack, allora, oggi siamo a casa di Pippo Maniero. Numero uno. Sei contento? Moltissimo. Ma tu sai che lui ha giocato con mio padre? Eh sì. Guarda qua cosa ti faccio vedere. Eri piccolissima. Io e Pippo, io ed Elisa e mia sorella, Bella. Bellissima, bellissima. Pensa che lui abitava sopra di me e la sera scendeva con le pantofole col pelo. Speriamo non ce le abbia anche oggi. Beh, suoniamo, suoniamo e vediamo. Suoniamo e vediamo. Ciao Pippo! Ciao Pippo! Oh. Ciao. In compagnia, ciao! Ciao! Come va? Bene. Tutto bene? Sì. Bene, mi fa piacere. Grazie, grazie di averci ospitato. Permesso, permesso. Avanti, avanti. Grazie Pippo per averci accolto a casa tua. Grazie a voi. Io so che tu hai una stanza dedicata alle maglie della tua carriera. Certo. Hai voglia di mostrarcela? Molto volentieri, vi accompagno. Grazie. Prego. Facci strada. Eccomi qua. Eccoci. Questa è la stanza mia dei ricordi. Fantastica. Bellissima. Con tutte le mie maglie. È un qualcosa di speciale per me, questa stanza. Quindi... Questa è la tua prima maglia in sì. Serie A, quindi quella dell'Atalanta. Sì, questa dell'Atalanta è praticamente la mia prima squadra in Serie A, avevo 18 anni. Dopo aver cominciato nel Padova, subito l'anno successivo al mio primo anno a Padova sono andato all'Atalanta ed è stata la mia prima esperienza in Serie A e devo dire... Grande emozione perché 18 anni giocavi con un certo Caniggia. Bravo, insomma. Caniggia, Vahir, Stromberg, c'era Carlo Perrone, padovano anche che lui, trovato... che poi ho trovato a Padova esatto. Nella Serie A e quindi è stata la mia prima esperienza nel grande calcio, diciamo. E avevi 17 anni? Avevo appena compiuto i 18, appena compiuto 18. Perché avevo fatto 18 a settembre e a quell'epoca il mercato era a novembre, sono andato via a novembre, il mercato okay. Di invernale, diciamo così, e quindi avevo fatto 18 anni da due mesi praticamente. Esatto. E quindi insomma, penso che 18 anni e essere già in Serie A è stata una grandissima emozione. Avevi già segnato in Serie B con il Padova. In Serie B sì, col Padova. E il primo gol invece in Serie A arriva l'anno dopo. Esatto. Con la maglia che vediamo qua sopra. Quella sopra che è quella dell'Ascoli. Dell'Ascoli. È stata la mia seconda squadra in Serie A. E qui sono riuscito a fare il mio primo gol in Serie A. In un famoso, per me, Ascoli-Bari. Finita 2-2 e sono riuscito a fare il mio primo gol in Serie A. Mi ricordo l'esultanza che tu ovviamente dopo il primo gol... C'era la Jalapas Band, sì, ti ricordi? Perché io ho esultato, mi sono abbassato il tuo compagno... un secondo e il mio compagno voleva salirmi... In groppa ed bravo. È nel caduto. Momento in che mi sono abbassato... Ma io non avevo visto la cosa della Jalapas, mi è venuta perché sì, avevo sì, visto il gol. Ah, okay, ti ricordi okay. Che c'era la trasmissione sì, sì, della sì, Jalapas sì, Band? Sì. Insomma, il primo gol... Ha fatto vedere questa esultanza dove io mi abbasso e il mio compagno mi passa sopra... praticamente. E una domanda che ti faccio, visto che quando segnavi comunque ti piaceva molto andare sotto la curva o sotto appunto lo spicchio dei tuoi tifosi, com'è secondo te giocare a porte chiuse, quindi come adesso, è brutto, vero? Sinceramente non... Hai mai giocato una partita a porte chiuse per vari motivi? No. No, infatti quando mi chiedono un parere su questa cosa mi viene da dire che sembrano quasi le amichevoli che facevi fra settimana, no? Quando sì. Incontravi una squadra certo. O la primavera, certo. Che allora, oppure quando facevi le partite a porte chiuse perché alcuni allenatori volevano fare gli allenamenti, sì, sì. Sinceramente... Anche perché la tifoseria è importante all'interno di uno stadio, sì, di, sì, durante beh. Una partita. Ma specie quando fai gol è l'istinto che ti porta, diciamo così, ad esultare sotto una curva, sotto dove ci sono i tifosi, no? Certo. Quelli magari... quelli che cantano, quelli che ti danno la carica e quindi ti viene spontaneo, diciamo così, dopo un gol andare sotto la curva. Adesso non so dove vanno quando fanno gol, cioè, un po', però speriamo dai che torni un po'
torni tutto come prima, altrimenti un po' per il calcio, ma penso in generale per la nostra vita, certo, di ogni giorno. Adesso sembra che aprano con la nazionale, quindi con gli europei, e vedo proprio qua la maglia della nazionale, sì. Quindi e questa, anche questa è un'altra grandissima emozione, perché anche se era under 21, però beh, il biennio 90-92, che insomma, cioè, c'erano dei giocatori, soddisfazione enorme. Ricordo come fosse ieri quando mi hanno detto, quando la società Calcio Padova, perché ero a Padova quando, sì, quando sono andato in nazionale, mi ricordo ancora che il direttore mi ha detto: guarda che settimana prossima devi andare in nazionale. Era il papà di Paolo Maldini, era Cesare l'allenatore? Sì, l'allenatore, sì. E tanta roba, un'emozione anche quella volta incredibile, perché penso che fa parte della nazionale sia il massimo per un atleta, certo, qualsiasi sia lo sport, certo, e quindi emozione incredibile. Poi anche lì ho conosciuto tantissimi ragazzi che poi sono andati avanti nel calcio, Albertini, Dino Baggio, Antonio Limporta, Favalli, cioè tutta il Buso, Melli, insomma tutti i ragazzi che poi, certo, hanno fatto anche una carriera, sì, non è che hanno smesso dopo pochi anni, certo, quindi una grandissima squadra, una grandissima emozione, e non potevo chiedere di più in quell'epoca. E Ilaria, quella secondo me tu la riconosci, quella maglietta lì, vero? Sì, diciamo che mi ero puntata proprio su quella maglia là, infatti quella è la maglia della Sampdoria, l'anno in cui tu sei andato alla Samp con mio papà. Esatto. E l'anno dopo l'anno, il Padova. Era il 95-96, tutti e due vi siete trasferiti a Genova, e fatalità, eravamo anche vicini di casa. Esatto. Infatti siamo andati a Genova in quel periodo da eroi. Esatto. Perché avevamo appena vinto lo spareggio col Genova per restare in Serie A. Esatto, sì. E praticamente quando siamo arrivati io, Davide e Marco Franceschetti, siamo andati noi tre alla Sampdoria, cioè ci hanno accolto come fosse arrivato solo per il fatto che avevamo pochi mesi prima avevamo mandato in Serie B il Genoa praticamente. Allora, quindi, sì, effettivamente. E quindi siamo partiti già col piede giusto. Esatto. Appena arrivati. E comunque quell'anno, se non sbaglio, siete arrivati comunque ottavi, quindi sì, sì, diciamo, fatto dopo le sette sorelle avete fatto un buon anche campionato. Beh, all'epoca, cioè, una squadra questa, ragazzi, sì, formata da giocatori. C'era il primo Seedorf che aveva 18 anni, Madonna, sì. C'è Cristian Carembò, Mancini, Chiesa, Mihailovic, Mannini, Zenga in porta, cioè una cosa. Ilaria mi aveva fatto vedere una foto, Klinsmann anche, se non sbaglio. No, Klinsmann no, è arrivato dopo. No, questa era una squadra. Poi c'erano Salsano, Invernizzi, che erano i storici di della Sampdoria. Una grandissima squadra, e anche lì secondo me siamo passati a giocare proprio in una squadra per i primi posti sì, della Serie A, quindi anche là è un ambiente fantastico, tifoseria spettacolare, perché ogni domenica era un piacere quando giocavi in casa. E poi, come diceva Ilaria, con suo papà abitavamo nella stessa palazzina e tutti i giorni in macchina con lui andare allo stadio ad allenarsi ad tornare, sì, a tornare, ma dei compagni. Poi conosciuto. Lei e sua sorella erano più in casa nostra, che allora all'epoca avevano due o tre anni. Sì, cioè, esatto, piccolissimo. E quindi no, bellissimi ricordi veramente, sia di Davide, della sua famiglia, di sua mamma. È stato un anno fantastico, che peraltro mia moglie, se chiedete in quale delle città dove sono stato a giocare vorrebbe tornare, lei tornerebbe volentieri a Genova. È una città bellissima. Perché, a parte la città, però dove abitavamo noi era un po' fuori, ma avevi un paesaggio, una cosa incredibile. Sì, è rimasto un po' il ricordo preferito di tutti gli ex sampdoriani, mettiamola così, no? Beh, il posto era fantastico, spettacolo, sì. Sì. Qua Pippo invece vedo una bellissima foto che ritraete Paolo Rossi,
Cosa che ricordo hai di lui o di questo momento in cui è stata scattata la foto, insomma? Sì, qui eravamo a una partita di beneficenza qui a Padova, il plebiscito, e mi ha fatto piacere conoscerlo perché era la prima volta che lo incontravo, e è una persona, in quel poco tempo che sono rimasto assieme in quella partitina che abbiamo fatto per beneficenza, cioè la simpatia che aveva mi ha colpito, perché non lo conoscevo, ma cioè, ogni tre parole era una battuta per ridere, per scherzare. Sinceramente, quando è mancato, mi è dispiaciuto anche un po' per la giovane età, insomma, che aveva. Certo. E nei ricordi che avevo, ho trovato anche questa foto, ho voluto fare così un quadretto per ricordarlo, anche perché insomma è stato uno dei più grandi campioni che abbiamo avuto qui in Italia. Poi tra l'altro faceva anche il ruolo che facevo io, e molte volte da bambino guardavo anche le sue gesta, perché in area di rigore era micidiale, e quindi certo, ho voluto così, visto che era anche una bella foto, fare un quadretto e tenerla per ricordo. Per ricordarlo, bello, bellissimo. Bella. Lì vedo la maglia dell'Hellas, che è stato l'anno dopo, sì, Genova. E che ricordo hai di quella stagione? Ricordo bello, perché dal punto di vista personale sono andato in doppia cifra, vabbè, ho fatto 12 gol. Un po' meno bello dal punto di vista della squadra, perché siamo retrocessi. E che è un po' una beffa segnare così tanti gol. Sì, magari... difatti diciamo che sei contento a metà, perché sì, c'è la felicità di aver raggiunto uno scopo, che è quello di superare i 10 gol, andare in doppia cifra, certo, in Serie A, e l'amarezza perché non sono serviti a salvare la squadra. Quello ti fa capire, però, anche la qualità delle squadre che c'erano al tempo, però, perché segnando così tanti gol, insomma... Era un po'... Oddio, adesso vedendo... Sì. Però era un po' più difficile con certi difensori. Anche con difensori, certi, esatto. Sì, esatto, erano, vedevi meno gol, secondo me, perché c'erano difensori che sapevano difendere. Esatto. Adesso le partite finiscono 5-3, 4-2. Sì, anche una volta era difficile che una partita finiva con tanti gol. Sì, certo. E, però è stato l'anno dove, diciamo così, è stato il mio trampolino di lancio per poi una vetrina, approdare, sì, l'anno successivo in una grande squadra che era il Parma, perché questo Parma era formato da giocatori pazzeschi, impressionanti, sì, da Buffon a Fabio Cannavaro a Thuram, c'era anche Zemaria, Dino Baggio, Crippa, e quell'anno c'era Crespo, c'era Chiesa. E quell'anno sì, quell'anno praticamente, che poi è collegato anche con Verona, perché l'ultima partita di campionato dell'anno precedente abbiamo giocato Verona-Parma a Verona, e loro vincendo contro di noi si sono qualificati per la Champions League dell'anno successivo, quindi io sono arrivato a Parma. Sono arrivato a Parma, che inconsciamente gli avevo dato una mano, perché abbiamo perso la partita, l'anno prima abbiamo perso la partita con loro, e ci siamo trovati in Champions League. Meglio così. Che tra l'altro abbiamo fatto anche quell'anno là, abbiamo fatto i preliminari contro una squadra polacca, che adesso non mi ricordo neanche il nome, e poi siamo approdati i gironi, quelli che fanno adesso praticamente, certo, con le quattro squadre, e ho avuto la fortuna e l'emozione. Immagino anche l'emozione, esatto, di debuttare, perché fra qualche partita l'ho fatta da titolare e qualche partita l'ho fatta subentrando, sono riuscito a fare 3 o 4 presenze anche in Champions League. Devo dire che l'emozione della musichetta che mettono, sì, sì, è un po' come l'inno nazionale quando vai, okay, in nazionale, quindi certo. Certo. Aver partecipato di persona a un evento così importante è motivo di soddisfazione anche questo, insomma, ecco. Certo. E poco dopo approdi a Milano. Poco dopo, esatto, sono andato a Milano e anche qua insomma, io fin da bambino tifoso milanista, perché nella cameretta
dove abitavo con i miei genitori avevo il poster di Van Basten, quindi voglio dire, allora. Approdare a Milano, Sponda Milan, un sogno che si realizza. Sì. Avevi già giocato a San Siro, però che poi tra l'altro sì. Sembra una favola, però io sono arrivato a Milano nel mercato di gennaio invernale, sì. E praticamente la settimana che sono andato a Milano, sono arrivato di martedì o di mercoledì, ho fatto tutta la settimana con gli allenamenti con la squadra, alla domenica vado in panchina e, appunto della favola che stavo raccontando, giochiamo col Piacenza in casa a San Siro, siamo 0-0, entro a 20 minuti dalla fine e a penso un minuto dalla fine, due, faccio il gol che abbiamo vinto la partita 1-0. E c'è un'esultanza di capelli incredibile, perché... Cioè, non potevo chiedere, sì, di più da... Cioè, veramente sembrava un film, sì, un qualcosa che doveva finire così. Entrare, fare gol e vincere la partita, quindi è stata una settimana intensa dal punto di vista delle emozioni. Ma poi anche solo arrivare a Milanello, entrare a Milanello. Sì, immagino. All'epoca, voglio dire, centri sportivi come Milanello, non c'è. Cioè, non ce n'erano. I centri sportivi di adesso sono tutti ispirati da quel Milanello. All'epoca Milanello e dopo pochi altri ce n'erano, adesso sono un po'. E quindi dovevi pensare solo a giocare a calcio, sì, perché sì, ti... Ristorante, dove dormire, campi da calcio che non so quanti ce ne siano, sì, palestra, il biliardo, sala giochi, disastro. E quindi passavi veramente in un'altra dimensione dal punto di vista proprio del vedere un qualcosa che non avevi mai visto prima. Lì hai giocato con dei campioni pazzeschi. E Maldini? Come giocatore incredibile. Paolo, come giocatore non sono io sicuramente a scoprirlo, e come persona idem, uguale. Ma ci sono stati tanti giocatori che ho giocato assieme e che dal nome magari ti sembrano. No, hai questa idea magari. Invece poi sono ragazzi, sì, normalissimi. Che vivono la loro vita in modo tranquillo e sereno, e Paolo è uno di quelli. Proprio la sua grandezza da giocatore la dimostra anche fuori dal campo, quando ha a che fare con ragazzi tipo il sottoscritto, che non ero nessuno, voglio dire. Eppure se c'era da chiacchierare con me, lo faceva con me come lo facesse con Costa Curta, ad esempio. Certo. Perciò diciamo che l'aspetto calcistico a volte inganna quello che è l'aspetto della persona. Sì, quello umano proprio. Esatto. Invece lui era eccezionale da questo punto di vista. E subito dopo il Milan, l'anno dopo, il 98-99, approdi a Venezia, sì, quindi vicino a casa, e un'altra avventura in Serie A, in una piazza che non aveva mai visto quel campionato, almeno. Sì, infatti sono stati promossi l'anno prima che arrivassi io, e quindi sono approdato in una squadra che faceva la Serie A per la prima volta dopo tanti anni, un po' come era successo a Padova, che si è andati in Serie A dopo 32 anni. E Venezia ho fatto 4 anni, 3 di Serie A e 1 di Serie B. Sono stati 4 anni dove ho dato il meglio di quello che potevo dare, perché sia a livello fisico che mentale ero, diciamo così, ai massimi livelli, e ho potuto dare quello che veramente volevo dare. In 4 anni ho fatto 54 gol, mi sembra, e la soddisfazione di, specie il primo anno, essere riusciti a salvarsi. Un po' come il Padova, sì, nel senso, come percorso. Partiti malissimo, e poi con l'arrivo del Cino Recoba a gennaio abbiamo cominciato una serie di vittorie, abbiamo fatto un campionato strepitoso, e poi ricordo molto volentieri anche l'anno di Serie B, sì, il terzo anno mio che ero là, perché poi siete tornati subito in Serie A, che anche quella è di nuovo una soddisfazione, esatto, perché, insomma, una vittoria di un campionato, che poi quando scendi dalla Serie A non è mai facile ritornare subito l'anno dopo, invece bene o male siamo rimasti tutti quelli dell'anno precedente, e siamo riusciti, anche se con fatica, a ritornare in Serie A,
E poi l'anno della Serie A, l'ultimo anno di Serie A è stato anche l'ultimo anno di Zamparini a Venezia, perché poi... E poi sei andato con lui a Palermo. Sì, esatto. Praticamente metà squadra siamo andati giù a Palermo col presidente perché voleva... Cioè, perché? Non lo so il perché. Sinceramente, ha scelto Palermo e siamo andati giù a Palermo e anche a Palermo è stata una bella annata, perché ho fatto 13 gol, mi sembra. Abbiamo sfiorato la Serie A il primo anno. Era l'inizio di quel Palermo, sì, che, l'inizio poi, che poi insomma, è diventato... Che Palermo che poi è diventato certo. Grande anche in Europa, perché sono andati anche in Europa certo. Pochi anni dopo, quindi... merito anche del presidente se poi sono arrivati a quei livelli là. E una cosa sul Venezia, io mi ricordo che insomma ho visto un po' di partite tue col Venezia, e com'era quella chimica con Recoba? Cioè pazzesco, sembrava che giocasse assieme da 5 anni, invece sì, vi siete incontrati, insomma... È una cosa che non mi sono mai spiegato perché, ma fin dai primi allenamenti quando è arrivato sì. Sembrava ci conoscessimo da una vita, invece non lo so, è un qualcosa che succede, a volte succedono delle cose sul campo che, certo. Che magari non ti aspetti o non ti rendi conto, e con lui diciamo che sta intesa, è nata fin dai primi allenamenti, poi certo. Si è riusciti a trasformarla anche sul campo, perché da quando è arrivato lui io ho fatto 10 gol, lui ne ha fatti 11 mi sembra, una cosa del genere, in 4 mesi. Certo. E quindi sì. Poi era uno spasso giocare con lui, cioè quei grandi giocatori ti diverti perché voglio dire, certo. Non è che ti tirano la palla a 7 metri più distante di dove sei, certo. Cioè non era come suo papà quando facevi cross li buttava di là, esatto. Cioè quando giochi con questi giocatori qua, sì. No scherzo, Davide faceva di quei cross quando la prendeva bene, cioè giocare con questi giocatori qua, tu bastava facessi il movimento certo. Giusto, la palla ti arrivava giusta, quindi... E poi fa sorridere il fatto che una coppia del genere, Manuel Recoba, era in una squadra appunto che doveva lottare... ma per fortuna è arrivato, se no sa che quella nuova... Altro che lottare! Però insomma... Siamo stati fortunati noi che lui abbia accettato di venire, perché certo. Insomma veniva dall'Inter, certo, veniva certo. E quindi scendere così... Tra l'altro era il giocatore preferito di Moratti, Guccia Moratti... In una squadra dove eravamo più spacciati che Salvi, certo. E certo. È stata veramente una certo. Benedizione per noi, certo. Sicuramente. Ma ascolta, tipo, torniamo al principio, no? Sì. La maglia del Padova. Eccola qua. Stagione 94-95. Questa è la stagione della Serie A. E... Che dire, tanti ricordi belli per me poi... Eravate uno squadrone comunque, eh? Sì, una bella squadra, sì. E... Però se penso che sono partito, che avevo 12 anni col Padova, è ancora più... Emozionante, più bello, perché ho fatto tutto il settore giovanile a Padova e fino ad arrivare in prima squadra. Sono nato a Padova, vivo in provincia di Padova, quindi essere riuscito l'anno prima a vincere lo spareggio di Cremona contro il Cesena, e l'anno dopo in Serie A salvarci allo spareggio col Genoa, che le prime giornate era impensabile. E se vuoi un punto... Però ti dico la verità, la promozione dal punto di vista emozionante, no? Sì. Come per me che sono un padovano, penso anche per... c'era anche Lele Pellizzaro all'epoca di Padovani, è stato molto più bello e più forte come emozione rispetto alla salvezza della Serie A, perché siamo tornati in Serie A dopo 32 anni. Chiaro. E far parte della storia del calcio Padova, per essere ritornati in Serie A dopo 32 anni, l'emozione che poi è siete stata... tutt'oggi la squadra che i tifosi di più ricordano con anche orgoglio, sì. Proprio. Sì, penso che quelle due annate là, la promozione in Serie A e l'anno della salvezza, penso che per i tifosi è un po' come per Venezia, quell'anno, sì. Con Recoba, certo. E l'anno prima che sono venuti in Serie A, insomma son ricordi indimenticabili per persone che hanno potuto vedere da vicino quel Padova là, e quindi resteremo sicuramente nella storia del calcio Padova, sia
come società, ma sia anche secondo me come, come tifosi, come, ah, come, sì, come città, Padova. Assolutamente. Certo. E anche, scusa, e anche quell'anno là sì. giocavo con suo papà. Con l'aneddoto. Lo chiamavamo Pendolino Cafù. Cafù perché? No, Cafù nel senso che come giocatore era, era un po' come Cafù quello della Roma, cioè andava su e giù. Ah ok, che correvo. Non era mai stanco, cioè avevamo da una parte lui e dall'altra parte c'era Franco Gabrieli che... Eh sì, è vero, erano... Cioè fare i chilometri che facevano loro era, era praticamente... Mi sa che tutta la squadra non faceva... I chilometri che facevano loro due. Ho visto da poco una partita che ho fatto vedere anche a lei, in cui a, proprio verso fine della partita contro la Fiorentina c'è suo papà con i crampi perché praticamente deve aver fatto i chilometri. Papà è impressionante, io me lo ricordo anche, ma anche negli allenamenti, anche quando siamo andati in ritiro per esempio prima del campionato, cioè suo papà era una cosa che veramente... Cioè, mi veniva il nervoso vederlo correre e fare quello che faceva, perché non era mai stanco, ma no, veramente non è mai stanco, mai... Poi un fisico... L'ha portato avanti anche a lungo andare poi quel soprannome, sì. Oggi. Sì. Cioè non era mai stanco veramente. Però i cross. Però i cross, vabbè dai. Io comunque Pippo so che le tue maglie non finiscono qua. Le mie sì. Sì. Però ne ho delle altre, una collezione diciamo così di maglie scambiate alla fine delle partite con tanti ragazzi con cui ho avuto la, il piacere di giocarci contro e... Ecco, questo è il posticino dove tengo tutte le maglie e i ricordi, siamo diciamo così. Curiosi. Quindi do una sventagliata alla, all'armadio. Eccole qua. Questa è una prima parte, poi apro quell'altra che c'è l'altra parte e niente, sono tutte maglie con cui ho avuto il piacere di scambiarle al termine delle partite di calcio. Ciao Jack, non so se hai notato, ma qua ci sono tutti gli anni 90 praticamente. Eh sì, Ilaria, e guarda qui, un giocatore a caso. Qui ci hai giocato contro con il Venezia. Sì, è lui che mi ha chiesto la maglia, non sono io. Allora facciamo, qui sono tre quarti delle maglie e sono stato io a chiederle. Altre che sono stati gli altri a chiederle a suppongo, me. Suppongo che quella sia no, di Battistuta. Vabbè, ti faccio vedere, sì, certo. Ecco. Allora, questa la prima è di Leonardo. Certo. Che tuo è compagno, tuo mio compagno di squadra e di stanza quando dormivamo a Milanello, quindi era appena arrivato ho avuto il piacere anche di dormire con lui. Esatto. Poi questa è di Battistuta che è uno dei miei, oltre Van Basten, secondo me è uno dei più forti che ho visto giocare. Sheva, questo è il Mancio con cui ho avuto la possibilità di giocarci anche assieme a, alla Samp. Con Davide, c'era anche lui. Poi abbiamo Crespo, questa di Roby, di Baggio. E con Baggio hai vissuto anche il suo addio a calcio? Con Baggio ho vissuto l'ultima il suo addio a calcio a Milano. Che penso sia stata la cornice perfetta per un giocatore come lui, perché era l'ultima di campionato, il Milan aveva vinto lo scudetto e quindi c'era San Siro strapieno e lui faceva l'ultima partita da... Tutti in piedi? Quando è uscito è stata una cosa da brividi, veramente. Ancora adesso se ci penso mi vengono i brividi perché è stato salutato un grandissimo campione dalla scala del calcio, perché insomma come compagno di squadra come compagno eccezionale. Poi ricordo i viaggi che si facevano assieme, perché io partivo da qua quando andavo su a Brescia e mi fermavo a Vicenza, lo tiravo su e poi quando tornavamo giù, cioè io ho avuto veramente la possibilità di vivere con lui un anno bello, sia dal punto di vista calcistico, perché vederlo in allenamento era qualcosa di pazzesco. Pazzesco, eccezionale, ma sia anche dal punto di vista dello stare assieme, perché anche le cene che facevamo eravamo sempre assieme, i viaggi per andare a casa, quindi ancora adesso qualche messaggio, qualche ci sentiamo spesso, quindi anche lui come Paolo Maldini, per dirti la grandezza del giocatore va abbinata alla grandezza come persona, quindi non è un caso se diventano campioni sì, a quei livelli certo. Hai capito? C'è una foto che ho visto in internet che fa molto ridere, in cui ci sei tu che lo guardi e sotto c'è scritto voglio un uomo che mi guardi come Pippo sta guardando Baggio adesso e fa un sacco ridere, è una delle ultime partite. Beh, guarda, qua c'è una foto
caso mi viene in mente, qui eravamo a cena in un ristorante, eccolo qua, io e lui, che stavamo cenando con la maglia del Brescia dietro. Sì, eravamo a Brescia, in un ristorante a Brescia. Certo, certo, sì. No, ti faccio, cioè lui era veramente un qualcosa di eccezionale, veramente. E poi qua, beh, le maglie, continuiamo poi la carrellata, Bobo Vieri, Gigi Buffon, che ho giocato con lui a Parma, Fabio Cannavaro uguale, Francesco Totti, Lilian Thuram, che con lui ho giocato a Parma, e questa di Alessandro, e questa, ecco, di questa mi ricordo che prima della partita, sì, in dialetto gli ho detto, ascoltale, vedete la mia maglietta alla fine, perché sennò... E poi quindi... lui c'era anche il tuo addio al calcio. C'era anche il mio addio al calcio. E ci avevi Vincenzo Mantella, Ferrara. Ci avevi giocato in primavera, vero? Con Alessandro ho fatto qualche partita in primavera. Io ero già in prima squadra, sì, e lui era in primavera, nella primavera quella... con Ivone De Franceschi, perché Zattarini. Perché a tempo si usava, che se uno aveva l'età comunque poi... Qualcuno, alla domenica ogni tanto mandavano qualcuno della prima squadra che, certo, potesse giocare nell'ambito dell'età primavera, e mi ricordo ho fatto 3-4 partite con lui, insomma già all'epoca si vedeva che... Certo. È un'altra categoria. E infatti... Così è stato. Infatti così è stato, è vero, veramente. Ecco, poi ce n'ho, apro anche l'altra... L'altra parentesi, ce n'ho ancora anche qua di maglie. Ah, guarda un po'. C'ho quella di Aldair, ecco, questo è uno dei più forti, secondo me, difensori che... Ma proprio anche per la correttezza che aveva, la lealtà nel giocare. Questo è Rapaic del Perugia. Benarrivo, Antonio, portiere Frey. Questa di Oliver Birov, quando era a Udine, che con lui ho giocato ad Ascoli, il primo anno di Serie A che ho fatto, cioè scusa, il secondo anno di Serie A che ho fatto, c'era anche lui ad Ascoli. Questa di Fabio Bazzani, Zé Maria. Altro tuo compagno, anche, sì, anche lui. Gigi Di Biagio, Onicolo del Cagliari, Maurizio Ganz. Questo chi è? Ah, Enrico Chiesa, con la maglia del Parma, vedi? Simone Pavan, mio ex compagno. Ecco, poi qua sotto ce n'ho di tutto e di più, insomma, di... Però ti vuoi far vedere una cosa, è una maglia che secondo me, insomma, ed è quella del Padova quando abbiamo vinto il campionato di Serie B. Qua parliamo di cose veramente per appassionati. Per appassionati, che poi, girare un attimo Pippo, scusami. È stata, che poi non aveva ancora, non avevano ancora i nomi. Esatto. Quindi è stata la penultima. La penultima, perché poi anche l'anno, il primo anno di Serie A, non c'erano ancora i nomi. Esatto, l'anno successivo. Quindi questa è stata la penultima prima che mettessero i nomi sopra i numeri. E aspetta, e si andava ancora dall'1 all'11 e quelli in panchina e il resto. Certo. Infatti ieri in panchina. Però la tengo molto molto volentieri. Ed è una maglia comunque simbolica. Sì. Il primo anno in cui avete avuto i numeri sulle spalle eri in squadra con Alessandro. È stato il primo anno con che potevi scegliere il numero che volevi e il cognome. Esatto. Allora Pippo, ci hai mostrato le tue maglie, quelle che per te hanno significato tanto, quelle che ti sei scambiato, quella del Padova, e questa mi salta all'occhio, questa maglia. Allora, questa è la maglia di Rapaic, quando giocavo nel Perugia. Beh, tornando all'attualità un pochino, no? Sì. Allora, il Padova, tu sei aggiornato sul Padova, lo stai seguendo da ex Padova? Sì, beh, sono aggiornato, che discorsi è... Non ti nego che ho visto anche l'ultima partita che ho visto è stata Triestina-Padova. Era meglio snare. Cosa pensi della squadra, del mister? No, penso che in senso generale abbia fatto un grande campionato. Cioè, nel senso, come vada, ancora adesso sono primi in classifica e può ancora succedere di tutto. E quindi ha fatto un grande campionato. Certo che la ciliegina sulla torta ci vorrebbe alla fine del campionato. Sì, quella ancora quindi, non possiamo quindi, esatto. Speriamo bene, perché sarebbe un grande ritorno fra...
fra il calcio che io interpreto sia quello che conta, Serie, sì, A, Serie A e Serie B, insomma il calcio che cominci a respirare veramente quello che è il professionismo ad altissimi livelli, quindi tra l'altro il Padova manca anche da un po' di anni e quindi mi auguro di tutto cuore da tifoso e da ex giocatore che veramente sia l'anno giusto per tornare in Serie B. Faccio in bocca al lupo ai ragazzi e speriamo vada tutto bene. Ma secondo te, Pippo, detta proprio tra di noi, il Padova tornerà a splendere e giocare con gente come i vecchi campioni degli anni 90? Oddio, questa è una domanda difficile e secondo me molto dipenderà se riusciranno quest'anno a centrare la Serie B, perché subentrano fattori che non sto qui a ricordarli io, quindi entrare in quel palcoscenico là il più presto possibile ti può dare la spinta per ritornare a calcare i campi anche di una Serie A come era una volta, però penso che il tutto sia rapportato a quest'anno se riescono a centrare la Serie B o no. Ma secondo te, ti faccio una domanda da tifosa, non tifosa, un po' così, i calciatori di oggi hanno quel sogno là o sono troppo concentrati su altro? Non ti so rispondere perché le dinamiche sono diverse da come era 20 anni fa, 25 anni fa, anche 30. Penso che a partire anche dai giovani, no? Che non sono più i giovani di quando eravamo giovani noi. Io mi ricordo che quando facevi qualcosa di sbagliato nello spogliatoio, non è che te lo venivano a dire col fiorellino in mano, cioè te lo facevano capire senza tanti giri di parole. Certo. So che in alcuni momenti, in questi tempi qua che stiamo adesso, il giovane ti può anche rispondere quando tu magari gli dici un qualcosa che secondo lui non gli va bene. Una volta non ti permettevi mai di rispondere a uno più vecchio se ti faceva un'osservazione e quindi già partendo da questi presupposti qua non ti so rispondere se alla domanda che tu mi hai fatto, certo. Hai capito qual è il discorso? Perché sono cambiati i tempi, sono cambiate tantissime cose, il modo anche di vivere che non è più quello di 30 anni fa. E di conseguenza secondo me sono cambiati anche i valori nei nostri ragazzi più giovani che dovrebbero un po' più ascoltare l'anziano, sia nello sport e in questo caso nel calcio, ma penso anche in generale nella vita di tutti i giorni. Lo penso anch'io. E quindi mi auguro che, come ho detto prima, possa ritornare quella famosa epoca, diciamo così, di quando giocavi e avevi un sogno. Avevi un sogno veramente e ce la mettevi tutta per realizzarlo. Quei tempi che corrono adesso non so di risponderti se i ragazzi di adesso sono così come noi una volta. Bene Pippo, noi siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra trasmissione Padova nel cuore, di questa prima puntata, e qua ho una maglia che per te comunque ha significato, anche qua c'è dietro un grande ricordo, no? Sì. È la maglia del tuo addio al calcio. Con questo ho chiuso il cerchio. Chiuso il capitolo. Sì, questo sinceramente è stata un'idea che abbiamo avuto, che ho avuto assieme a Ivone De Franceschi. Infatti abbiamo fatto la partita addio al calcio mio, in contemporanea anche il suo, che aveva smesso anche lui da un paio d'anni. E ci è venuta questa idea ed è stato un po' anche un regalo da fare ai tifosi padovani, certo. Chiamando un po' tutti, insomma tutti no, era impossibile, però la maggior parte dei ragazzi con cui sia io che lui abbiamo giocato assieme e abbiamo fatto due squadre e penso che chi è venuto quella sera là si sia divertito non poco perché sono venuti giù Del Piero, tantissimi giocatori dalla fama internazionale, perché c'era Alessandro, c'era Mauri, c'era Quagliarella, c'era Toldo, c'era il Cino Recoba, sì, c'erano tutti, poi c'erano gli ex del Padova di quando giocavamo. È stata una serata perfetta in tutto per tutto. C'è stata perché tantissima anche, gente. Sì, perché anche il meteo, mi ricordo avevamo una paura che piovesse quella sera perché sai,
E invece sono venute 10-11 mila persone, è stata un qualcosa di eccezionale, anche se poi alla fine era una dia al calcio, quindi vuol dire, non è che c'è tutto sto eccezionale, tanto da festeggiare, però... A me personalmente ha toccato molto. Sì, è stato quindi, bello, è stato emozionante, sì, bello, sì. È venuto tutto perfetto e... Ed è stata la chiusura un po' anche per ringraziare sia la città di Padova, i tifosi, certo. Per ringraziare anche i nostri compagni che abbiamo giocato assieme in 20 anni di carriera. È stato un ringraziamento un po' a tutti, ecco, per quello che è stata la mia e la sua di Ivone di carriera nel calcio. Quindi. Che poi è ancora più emozionante perché tu quasi alla fine della partita hai fatto entrare il tuo, sì, Pargoletto all'epoca, no? Pargoletto all'epoca, sì, all'epoca, se lo vedi adesso altro che Pargoletto. Sì, difatti Andrea, che è il figlio più vecchio, che all'epoca aveva 11 anni, a 10 minuti un quarto d'ora alla fine l'ho fatto entrare al posto mio. Così, un gesto con la fascia di capitano simbolico che pensavo andasse in bene, porta. In porta anche a lui di giocare, però insomma è importante che stia bene, che si diverta in altre cose, però è stato bello perché l'ho visto emozionato quando è entrato, poi si è messo a giocare là con gli altri, è stato divertente e bello. Immagino. Ecco. Allora Pippo, io ti ringrazio tanto per averci accolto, grazie, averci fatto rivivere i tuoi ricordi, le tue emozioni. Grazie. E speriamo insomma che un giorno anche il nostro Padova possa tornare a ricalcare queste grandi vittorie, no? questi palchi. Speriamo, me lo auguro per la città, me lo auguro per i tifosi e quindi... Più che farli in bocca al lupo e augurare il meglio non possiamo fare. Speriamo veramente che in pochi anni possa ritornare il Padova che abbiamo vissuto noi, certo, nella nostra epoca. No, io ringrazio voi e ringrazio te. Mi ha fatto piacere rivederti perché l'ultima volta che l'ho vista era così grande e quindi l'ho rivista dopo tanti anni e sì, mi ha fatto piacere e basta. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Allora Jack, con oggi abbiamo terminato la nostra prima puntata di Padova nel cuore. Io non volevo più tornare a casa, ho portato a casa un ricordo, un autografo di Pippo e vedremo cosa ci aspetterà nelle prossime puntate. Seguiteci con Padova nel cuore, tra passato e presente. Ma quando torno a Padova Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mega incantà, ma una spina amico sempre in corso.